portata dalla categoria che più avrebbe potuto anche positivamente valutare il provvedimento stesso. Sto parlando della categoria dei commercialisti. I commercialisti in particolare, con loro responsabile nazionale, affermano che un continuo intervento nello stesso settore si critica la scelta di intervenire a distanza di pochi anni sulla legge fallimentare. Loro ricordano giustamente come l'ultima saliente modifica del testo della legge fallimentare è stata effettuata molto recentemente, ed in particolare col decreto legge numero 69 del 2013. Continuano affermando che la stratificazione di provvedimenti normativi che vengono inseriti nell'ordinamento a breve distanza gli uni dagli altri, senza opportune riflessioni e più che altro senza la necessaria attività di coordinamento tra i differenti estensori delle norme, le differenze di prassi registrate in ambito locale e nei tribunali più grandi, anche nell'ambito delle stesse sezioni fallimentari, rappresenta Concludano infatti le Toninelli. un motivo, mi avvio a concludere, rappresenta infatti un motivo ostativo all'ennesima rielaborazione del diritto fallimentare. Come non essere d'accordo anche con questa categoria? Grazie, Grazie, è Presidente. iscritto a parlare l'onorevole Mantero, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Allora, c'hai le mani lorde di sangue, mi sputerei in faccia da solo. Tanto che ce frega, stiamo a fare a legge. Cerchiamo di fare una porcata leggibile, e ancora. Stiamo scrivendo un'altra norma porcata, c'ho un conato. Allora, gli eleganti gentiluomini che hanno detto queste frasi e che sono state intercettate dai carabinieri del NOE durante l'indagine sulla centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure sono dirigenti del Ministero dell'Ambiente che stavano per l'appunto scrivendo, come l'hanno battezzata loro, una norma porcata da Conati per cercare di permettere alla centrale Vado Ligure di continuare a funzionare nonostante il sequestro della Procura. Perché vi ho letto queste frasi? Perché molti miei colleghi vi hanno già parlato dell'emendamento Salva Ilva che è presente in questo decreto, che è inammissibile proprio perché è disomogeneo con il resto del decreto, già di per sé molto disomogeneo, però questo emendamento è omogeneo con il sistema che si evince dalle 113 pagine di telefonate, di intercettazioni fatte dai carabinieri del NOE, in cui a tutti i livelli, dai sindaci, ai presidenti della provincia, ai presidenti della regione, agli assessori, ai tecnici dei ministeri, ai ministri, ai sottosegretari, hanno messo su un sistema in cui non sono più lì come dovrebbero essere a tutelare l'ambiente e la salute, ma si dimostrano assolutamente asserviti a quello che sono le esigenze dell'industria, addirittura pronti a scrivere norme su misura, a rifare fare giunte per modificare le norme come l'industria gli chiede. Addirittura il sottosegretario De Vincenti sembra abbia chiesto se non si poteva mandare degli ispettori del CSM per sanzionare il pubblico ministero che stava indagando sulla centrale Tirreno Power di Vado Ligure. Vi leggo ancora qualche intercettazione. Invece, in questo caso, in merito all'Ilva, per l'appunto, di Taranto. Quando il 26 luglio del 2012 il GIP di Taranto Todisco ha disposto il sequestro dell'area a caldo, in un'intercettazione si legge: ricorreremo al riesame per dissequestrare la fabbrica. Ora ci si aspetterebbe che questa frase sia stata detta da uno degli avvocati dell'Ilva, invece era il ministro dell'Ambiente Clini, l'allora ministro dell'Ambiente Clini. Ancora in un'altra intercettazione tra Ivo Allegrini del CNR e Archinà, appunto il potentissimo dirigente dell'Ilva, si legge: senti, io stamattina ho visto per altri motivi il nostro amico Corrado Clini, per l'appunto, e mi ha detto, dice, fatemi una nota di tutto quello che praticamente il casino che sta succedendo giù a Taranto, no, perché nel limite del possibile io, insomma,
cerco di rimettere le cose in sesto perché mi rendo conto che qui nessuno ha fatto un cazzo per diversi mesi nel passato. Mi scusi il cazzo, ma l'ha detto Clini, quindi penso che posso citarlo. Ancora, Dario Tiscali, che è presidente della commissione ministeriale che doveva rilasciare l'AIA per l'ILVA, ha dato preventivamente la bozza dell'AIA a IRIVE in modo che potessero analizzarla e togliere le parti che a loro non erano gradite. Evince tutto questo sistema in cui la politica a tutti i livelli è asservita all'industria, ha causato dal 2004 al 2013 80.000 prescrizioni per reati ambientali e danni stimati per 220 miliardi di euro che non saranno mai pagati da nessuno. Ora, è chiaro che a Taranto, come nella mia città, a Savona, sono morte centinaia di migliaia di persone e continuare con questo sistema e continuare a votare questa enorme porcata che vi propongono, Presidente, vi rende complici dell'omicidio di centinaia di migliaia di persone. Siete complici di omicidio, quindi ricordate... Onorevole Mantero, dica lei quello che ho detto precedentemente. Lei questa affermazione non la può fare. Io invece la faccio. E lei, io le tolgo la parola. Omicidio. Benissimo, la parola all'onorevole Nesci. Onorevole, la espello dall'aula. Si accomodi fuori dall'aula. Prego, onorevole Nesci. Sì, Presidente, è normale avere queste reazioni, visto che ormai da 2 anni vediamo passare dentro quest'aula di tutto. Poi i toni si accendono, ma ad ogni modo, siccome è proprio in queste aule che si parla spesso di rispetto istituzionale, di rispetto delle leggi, beh, è un'eventuale parola forte o parolaccia di certo non può...